sono le 8:30, rifornimento d'acqua fatto, abbiamo preso i panini all'alimentari. Inizia così la nostra terza tappa dopo una splendida serata alla B&B Romani da Elisa. Parte subito molto impegnativo, subito salita, neanche il tempo di riscaldarsi un attimo. No, riscaldarsi non c'è bisogno in realtà perché la temperatura fa la sua parte. Qua pronti e attenti via, subito. Subito salita. Comunque vorrei spendere due parole su come ci siamo trovati ai B&B Romani. Beh, Elisa è una persona eccezionale. Si vede proprio che quello è il suo mondo, cioè secondo me lei è proprio fatta per questo. Non è una semplice albergatrice, perché l'accoglienza che ci ha dato, l'ospitalità, come ci ha fatto sentire, va al di là da quello che uno si potrebbe aspettare da un bed and breakfast. Abbiamo fatto una cena, diciamo, condivisa con tutti gli altri viaggiatori, perché lei accetta solo camminatori. Una cucina ottima, poiché la maggior parte delle cose sono tutte preparate da lei e dalla sua collaboratrice Gabriella. E al termine della serata io e Luca abbiamo avuto la fortuna e il piacere soprattutto di trascorrere 2 o 3 ore, perché poi parlando il tempo è passato velocissimo. Abbiamo avuto l'occasione di fare 4 chiacchiere con Elisa e abbiamo parlato del più e del meno, ci siamo raccontati storie, ci siamo scambiati opinioni e finora credo sia stata la parte più bella di questo cammino, perché mi ha lasciato veramente un sacco di emozioni. Quindi io spero vivamente di tornarci, consiglio a chiunque stia guardando questo video di passare da lei se si intende fare la Via degli Dei, perché è una tappa, io direi, fondamentale, perché è un'accoglienza che non ho trovato da nessun'altra parte. Per questo infatti ringrazio un sacco Elisa, ci ha fatto sentire a casa. Beh, dobbiamo dire che oggi ci sentiamo particolarmente in forma, perché la tappa è iniziata tosta, ma adesso siamo in questo tratto boschivo all'ombra, adesso c'è anche una leggera discesa, ci sentiamo molto bene. Ufficialmente in Toscana. Grazie. Bellissimo che esci dal bosco e trovi, cioè, questa distesa verde spettacolare. Abbiamo incontrato queste ragazze lungo il cammino e stiamo condividendo un pezzo di strada e Luca le sta letteralmente asciugando, credo che non ha smesso di parlare da un'ora a questa parte, gli sta decantando tutte le cose della Valtellina, non so se si sente, in questo momento sta parlando di pizzoccheri e tarozze. Non l'hanno ancora mandato a cagare, quindi magari sono anche interessate. Comunque abbiamo appena preso l'indicazione per il passo della Futa, 1:45. C'è stato un piccolo disguido poco tempo fa perché abbiamo sbagliato strada, probabilmente seguendo dei ragazzi davanti a noi abbiamo perso qualche indicazione, li abbiamo seguiti, ci hanno portato fuori strada, però niente, dopo ho guardato il GPS, ho visto che c'era una strada che riusciva a ricollegarci e quindi siamo tornati sulla retta via. Questo è uno dei pezzi della famosa Flaminia Militare. Proprio ieri, mentre parlavamo con Elisa al B&B, ci ha spiegato un po' la storia di come è stata scoperta. Si parla di 40 anni fa, di 2 amici. Uno dei due trova una moneta, la raccoglie, la porta a casa, dopodiché la fa vedere a quest'altra persona che riconosce essere appunto una moneta in epoca romana. Dunque decidono di tornare nel posto del ritrovamento, di iniziare a scavare, ed è saltato fuori tutto questo. Hanno scoperto questa strada, nominata poi appunto Flaminia Militare, che risale a circa il 200 a.C., quindi hanno trovato un reperto archeologico di inestimabile valore. E poi da qui è nato, diciamo, il cammino, da quanto ho capito, da quanto ci ha detto Elisa. Infatti quest'anno, 2020, ricorre il 40° dell'apertura. Questo signore, ha 88 anni, ha dedicato parecchio proprio per venire qui, sistemare il tracciato, scoprirne quanti più tratti possibili
e soprattutto ha lottato parecchio anche con le istituzioni per far sì che venisse riconosciuto ufficialmente come Flaminia, e a quanto pare ce l'ha fatta, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale. Stiamo macinando chilometri imperterriti, non abbiamo ancora fatto la sosta, alla fine tra un po' arriviamo al cimitero dei tedeschi, è probabile che ci fermiamo in quelle zone. Suggestivo, che induce al silenzio. Abbiamo lasciato il cimitero germanico, adesso stiamo facendo quest'ultimo tratto che ci conduce al camping Il Sergente, tratto che domani dovremo ripercorrere al contrario per tornare al bivio e proseguire verso la quarta tappa. E mentre ve lo sto dicendo, infatti, vedo proprio il cartello che compare dietro la siepe, Monte di Fo, dove noi ci fermeremo. Siamo arrivati al camping Il Sergente, neanche troppo stanchi, adesso ci godiamo un po' di relax.